Allora, dovremmo essere live, aspettiamo sempre un po' di Sì. secondi, giusto per... Sì, vediamo se si inizia a collegare qualcuno. Vediamo un po'. Però non... Controlliamo se siamo live. Città Sto di Campagna. controllando. A Sì, me è siamo arrivata la live. notifica di Città di Campagna, Ok, che è in diretta. perfetto, perfetto, perfetto. Vado? Vai. Vedo se mi esce. Sì, esce live. Siamo live. Ok, perfetto. Perfetto. Allora, buonasera a tutti e benvenuti al secondo appuntamento con Piacere Campagna Live, un appuntamento che cade a pennello con alcuni argomenti che abbiamo toccato settimana scorsa, quando si parlava insomma dell'importanza della comunicazione, soprattutto web. Ciao Liberato, sì, siamo live, grazie per la conferma. E niente, oggi abbiamo Giovanni Molinari, ospite con noi, Diego, il nostro compagno d'avventure. E niente, Giovanni, se non erro, è l'amministratore di una pagina Facebook, Campagna da Vivere, una pagina Facebook che negli ultimi anni ha fatto una scalata pazzesca. Se non sbaglio, correggimi se sbaglio, Giovanni, dovrebbe essere la seconda pagina regionale in Italia per numero di like e interazioni, giusto? Per E numero di niente, io mi interazioni invito prima, a... però Sì. per Ok, numero di like secondo. prima per numero di interazioni, seconda per numero di like. Io vi invito, come sempre, a farci tutte le domande che ritenete opportune, io le leggerò live qui e passo la parola a Christian per le domande. Sì, salve a tutti e buonasera. Ringrazio Valentino per l'introduzione. Saluto Giovanni Molinari. Come già diceva Valentino, di Campagna da Vivere, una pagina molto, molto ricca, esaustiva, anche molto professionale, che ovviamente vi invito a visitare quanto prima per chi non la conoscesse. Saluto Diego Magliano, come sempre, qui con noi, e do il benvenuto a questo secondo appuntamento, diciamo, ma che in realtà forse è anche il primo, perché venerdì scorso è stato un po' da rompighiaccio di aver vista alle puntate che verranno, ovviamente, di dibattito, confronto, analisi, eccetera, eccetera, eccetera. Ritorno a Giovanni, lo ringrazio nuovamente e sono molto felice che abbia accettato il mio invito. Proprio per quello che diceva Valentino, sulla scia di quello che ci eravamo detti, insomma, sulla prima puntata. Per chi se la fosse persa, un excursus velocissimo era quello, insomma, abbiamo fatto un po' il punto della situazione, ovviamente. Abbiamo parlato prima con Diego delle bellezze della chiesa di Monte dei Morti e Beata Vergine del Carmelo. Diego ci ha svelato alcune curiosità molto interessanti che vi invito, per chi se la fosse persa, andarsela di nuovo a riguardare. Poi, ovviamente, come diceva, ripeto, Valentino, abbiamo fatto un po' il punto sulla situazione turistica, anche a livello pandemico, diciamo, come ripartire e dove andare a battere, semmai ad aggiustare il tiro in alcune parti. Quindi parto subito con diciamo, la prima domanda che sono fremente da fare a Giovanni. Quando e come nasce Giovanni Campagna da Vivere? Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Come nasce Campagna da Vivere? Campagna da Vivere nasce per una necessità. Io sentivo che mancava una degna comunicazione a livello turistico della nostra regione. Banalmente, cercavo delle cose ma non le trovavo. Quindi un giorno, 18 maggio 2015, decisi di farlo io. Ho iniziato con un obiettivo, che era quello, diciamo, di inserire prima di tutto serate, eventi in Campania. Però pian piano ho preso una strada diversa che andava più verso proprio il turismo. Attualmente, dopo 6 anni, come dicevo prima, Campania da Vivere è la seconda pagina regionale in Italia per numero di follower. Circa 3.000 al momento, meno di Visit Tuscany, quindi conto nel giro di una settimana circa
di arrivare al primo posto in Italia. Nel corso di questi anni c'è stata una variazione sulla tipologia di contenuto, di idee. Quello che è rimasto invariato è stata la mission e la vision sin dall'inizio. Cioè l'idea era proprio quella di comunicare una campagna che fosse, stata nel termine, cool, cioè un posto da voler visitare. Quindi prima di tutto scovare, studiare le varie destinazioni e cercare di comunicarle nella maniera migliore per stimolare una domanda turistica. Quindi più o meno questo è il succo. Noto con piacere che spesso e volentieri le cose belle nascono da necessità, che alla fine è la stessa cosa, insomma, che mi ha spinto a me ormai 7 anni o sono a creare la fanpage Città di Campagna. Però è chiaro, ci stiamo lavorando a pieno regime ormai da 2 o 3 anni, per qualche anno è rimasta lì, però noto, ecco, il sentimento, ecco, la necessità che ti spinge poi ad andare oltre, diciamo, all'ostacolo in un certo qual modo. Quindi questa è sempre una cosa bella, perché quando nascono così, Giovanni, io dico sempre che poi uno ci mette tutto. Non so voi come mi vedete, ma io sento e vedo male. Ti vediamo bene e ti sentiamo bene? Noi vediamo bene. Ah, ok, allora è un problema mio, che non sento... Sì. Sento la voce molto spezzata, metallica. No, per concludere, dicevo solo questo velocemente: quando nascono le cose, non dico per caso, però che nascono da una necessità di andare a sopperire una mancanza, a volte, ecco, nascono le cose migliori, perché uno ci mette tutto quello che ha dentro proprio per andare a sopperire, perché sa che manca qualcosa e quindi spinge affinché quel qualcosa venga colmato. Quindi mi fa piacere questa tua testimonianza, perché è molto forte come cosa, è molto forte. E dici un po', Giovanni, come è strutturato il progetto? Come è strutturato, diciamo, l'intero contenitore del portale? Non ho sentito bene la domanda. Te la ripeto, dicevo, come è strutturato il progetto Campagna da Vivere? Come è strutturato il progetto? Ho sentito solo la prima parte, cioè com'è strutturato Campagna da Vivere? Sì, va bene. Campagna da Vivere? Allora, il progetto è strutturato per un buon 90% sui social, quindi Facebook, prima di tutto, Instagram, TikTok, Pinterest e tutto poi quello che ne deriva in maniera molto, molto marginale. La parte principale, come ho detto, è Facebook, quindi su Facebook io ho un certo tipo di impostazione, di piano editoriale, linea editoriale, che è leggermente diversa su Instagram, dove ho scelto di dare più prevalenza alla mia immagine nelle storie e invece ai contenuti, solamente contenuti sul feed. Io gestisco tutto, tutta la parte di contenuto, tutta la parte strategica e editoriale. Realizzo in prima persona quasi la totalità dei contenuti, perché poi quando si tratta di realizzare delle collaborazioni, che sia con comuni, strutture ricettive, aziende, richiedono la mia presenza, quindi devo andare io per fare queste cose. Però ci sono anche 25 brand ambassador dislocati in vari punti della regione, escluse le isole, che realizzano dei contenuti per Campagna da Vivere, me li mandano, i contenuti migliori poi vengono passati su principalmente Facebook e Instagram. Su TikTok sono tutti contenuti originali, così come la parte di Reel di Instagram. Ok. Una cosa mi ha sempre incuriosito, Diliberto. Seguendo la pagina, scorgiamo sempre dei panorami meravigliosi, sempre delle caratteristiche, sempre delle informazioni esclusive, ecco. Come riuscite a essere presenti in tutta la regione? Al di là del brand ambassador, dico, perché ovviamente ci saranno, insomma, delle persone su tutta la regione che ti coprono, diciamo, a livello territoriale tutto, però come riuscite proprio a stare sempre sul pezzo, ecco, a essere sempre sul punto studio? Diciamo, alla base di tutto c'è studio, quindi non so, per dirti,
due settimane fa circa, sono stato a Monteverde, provincia di Avellino, perché si vociferava di una possibilità che venisse assegnata la cittadinanza onoraria a Draghi. Quindi, siccome in quel momento era notiziabile, ho detto vabbè, contatto l'amministrazione e vado a fare un giro lì. Quindi sono andato io in prima persona in questo momento. In altre zone, ovviamente, ho i miei referenti, però capita spesso ormai che mi contattino direttamente o le amministrazioni comunali o enti, musei e altro per avere una certa presenza online, per consulenza o altro, e quindi nascono delle sinergie. Diciamo in questo momento il network è abbastanza buono per essere presenti quasi ovunque. Poi non ti nascondo che ci sono delle zone per adesso ancora scoperte, tipo l'Alto Casertano, tipo alcune zone di Ischia, parti dell'Irpinia, Irpinia d'Oriente, dove comunque è difficile anche proprio andare ad individuare brand ambassador che possano realizzare contenuti in posti tipo, per dirti, Monteverde, Cairano, Bisaccia, quindi lì ci vado in prima persona. Però la copertura attualmente è abbastanza buona, ma c'è da fare ancora, soprattutto su ambiti, quindi, Giovanni, tipo sull'arte, cultura. Hai una sentite? Serie di persone che lavorano per te a questo progetto? Non ho sentito. Mi senti, Giovanni? Ora sì. Mi sa che ci sono problemi di connessione. No, ora ti sento, Valentino. Ora sì. Mi sentite? Sento con un certo ritardo, okay. Però sento. Stasera ci sono problemi di connessione, evidentemente. Infatti anche WhatsApp, Instagram stanno un po' in tilt. Sì, sì. Diceva, è una serie di persone che lavorano con te a questo progetto. Ti rifaccio la domanda perché non ho sentito bene, visto che è un po' metallica la connessione. Una serie di persone che lavorano con te o la maggior parte dei contenuti li crei tu? La maggior parte dei contenuti li creo io. Poi ci sono 25 brand ambassador che realizzano dei contenuti in giro per la regione, però l'ultimo anno è stato un anno particolare, quindi la mole di contenuto è stata abbastanza bassa. Cioè, per darti un ordine di, cioè, in percentuale, durante l'estate più o meno il 95% di contenuti li ho fatti io. Ok. Estate 2020. Infatti purtroppo quest'anno ha penalizzato un po' tutti, in tutti i sensi, in tutti i modi, cioè impressionante, l'impressione è proprio questa, cioè quest'anno veramente è riuscito a penalizzare tutto e tutti, è incredibile. Giovanni, in base alla tua esperienza e anche alla tua conoscenza, secondo te quali sono i punti di forza e debolezza della nostra città? Mi sono fatto una lista, me la sono scritta un po' per non dimenticare nulla. Parto da quelli di forza o da quelli di debolezza? Sono di più quelli di debolezza, quindi magari ce li teniamo. Partiamo dalla finestra allora. Come punti di forza, secondo me, Campania gode di una buona posizione. Campania è equidistante più o meno dalla costiera amalfitana e dal Cilento, che sono due destinazioni abbastanza importanti, e quindi può essere una tappa intermedia anche grazie all'uscita autostradale. Sembra una cosa banale, ma per chi gira tanto sa che non lo è. Il fatto di essere sull'autostrada ti consente di attirare delle persone. Il borgo è bello, è indiscutibile che Campania sia un bel borgo, e per ritrovare quelle caratteristiche che ci sono nel centro storico di Campania, secondo me in Campania non ce ne sono. Ora ne ho girati parecchi, però borghi che hanno il centro storico, l'acqua, tutte queste caratteristiche ce ne sono pochi. Mi vengono in mente Isola Liri e Bagno Vignoni, ma sono in giro per l'Italia. Poi sicuramente l'enogastronomia, Achiena, che è il principale attrattore. Poi ci sono tante chiese, io non sono un fan del turismo religioso, però onestamente è un potenziale su cui si potrebbe andare ad investire. Olio, visto che ne abbiamo in quantità. E direi più o meno queste sono le cose, diciamo, su cui investire, quelle che mi sono scritto. Veniamo ai punti di debolezza.
Mi sentite? Perché io vedo le immagini molto... Certo. Sì, ti sentiamo. Ah, ok. Come punti di debolezza, partiamo dal presupposto che Campagna non è un brand destinazione. Se io dico Campagna, io lo vedo nei miei post, in tutti i post su Campagna, la prima cosa che mi scrivono è: ma dov'è? È a Campagna. C'è scritto Campagna, c'è scritto sopra, c'è scritto nella caption, c'è scritto in didascalia, c'è scritto nella localizzazione, c'è scritto ovunque, Campagna. Però le persone non sanno dov'è. Campagna non ha una unique selling proposition a livello turistico, non ha un posizionamento. Per capirci, se io vado, faccio un esempio per spiegare perché io vengo a Campagna, perché qualcuno dovrebbe venire a Campagna. Non c'è un motivo principale al di là della chiena per cui qualcuno dovrebbe venire a Campagna. E questa è una mancanza a livello di marketing e di offerta turistica. Per capirci cosa intendo, prendiamo due destinazioni sciistiche, non lo so, Livigno e St. Moritz. Sembrerebbero sulla carta uguali, sono due destinazioni sciistiche. Però se andiamo a vedere perché io vado a Livigno, vado per sciare. Perché vado a St. Moritz? Perché le persone vanno a St. Moritz? Beh, non hanno nessun interesse alla neve, vanno per altri motivi, eppure sulla carta sembrano due destinazioni identiche. Questa è una cosa che servirebbe per posizionare Campagna sul mercato. Perché io vado a Campagna e non altrove? Poi, secondo me, dal mio punto di vista, non abbiamo delle strutture ricettive di un certo tipo per accogliere un certo tipo di clienti. Faccio anche pubblicità, proprio oggi ho visto su Idealista che c'è una struttura relativamente importante da noi che è in vendita, 2 milioni e 3. E secondo me è un fallimento il fatto che una struttura del genere sia in vendita come immobile, neanche come albergo. Abbiamo delle zone, prima vedevo il cartello, credo sia l'ex Oasi WWF e il convento, che sono completamente non sfruttate. Quindi questi si possono trasformare in dei punti di forza. Questa natura non ce l'hanno tutti. Una struttura come il convento non ce l'hanno tutti. Sono delle cose su cui bisognerebbe puntare per fare qualcosa in più a livello di proprio destinazione. Noi abbiamo la chiena, ma non basta, secondo me. Quindi questo è un quadro abbastanza ne negativo, però dove c'è poco significa che si può fare quasi tutto. Diciamo che sono pienamente d'accordo con la tua disamina, perché ovviamente ti voglio portare a conoscenza di un'esperienza che ho avuto, ma non oltre 2 o 3 anni fa. Durante una visita guidata, una scolaresca di Gravina di Puglia, mi ricordo benissimo, a fine percorso li portai giù alle Chiavi, che insomma dove c'è il fiume, dove ci sono le cascate. A che la professoressa si girò di botto e guarda, dopo che aveva visto tutto, le avevamo fatte vedere chiese, catacombe, museo, eccetera, sobbalzò vedendo quella zona di campagna perché disse: guarda, fino adesso mi è piaciuto tutto, avete dei tesori, una storia eccezionale, profonda. Però mi ha colpito molto questo posto, diceva, perché io sono una che ha girato, non dico tutto il mondo, ma quasi, diceva questa signora. Però ti dico che per raggiungere posti del genere devi spostarti, devi arrampicarti, devi camminare, devi andare fuori città. Cioè, voi avete una fortuna immensa, è quella che avete la natura che vi attraversa le strade del centro storico. E questo è un qualcosa di eccezionale, di raro, diceva lei. E te lo dice una, ribadiva sto fatto che è girare il mondo. Quindi, perciò ti dico, mi trovi prettamente d'accordo con te, soprattutto perché abbiamo delle enormi possibilità non sfruttate, non sfruttate. Ora ne approfitto che girano le immagini del nostro format, Piacere Campagna, che con i nostri 12 episodi, diciamo, l'abbiamo raccontata se non tutta, ma quasi. E nasce proprio per questo, Giovanni, nasce proprio per far capire, per sensibilizzare, per spingere quel turismo non espresso, no? Lascio anche la parola a Diego perché è ancora più protagonista di me, ecco, nelle visite guidate, quindi con mano ha toccato negli anni i sentimenti, poi i feedback della gente. Però dico questo per avallare la tua tesi, perché fondamentalmente, insomma, abbiamo tutto, ma il tutto non è conosciuto, e questo è il paradosso.
E questo è un paradosso. Ragazzi, scusate un attimino se vi interrompo. Io mi scuso se sono uscito un attimino, mi sa che devo rifarlo perché mi si blocca la connessione. Quindi mi sposto un attimino dietro le quinte, farò scorrere i commenti e le immagini, perché ogni volta che entro mi si blocca tutto qua. E ci stanno evidentemente problemi di connessione, scusate. No, vi segnalo che WhatsApp e Instagram non sono più down perché arrivano messaggi. Ah, ok, quindi si è ripreso praticamente. Ok, meno male. Bene. Dico, non so se vuoi aggiungere pure tu qualcosa. Sì, innanzitutto saluto Giovanni. Io ho avuto l'occasione di conoscerlo in occasioni diverse dal turismo, in occasioni politiche, diciamo, di elezioni comunali, diciamo. E già lì ho potuto apprendere le qualità di Giovanni, appunto, nella parte turistica. E mi trovo anch'io totalmente d'accordo con quello che diceva poco fa. Se ricordi, Cristian, io la settimana scorsa dicevo che Campania aveva una sfortuna. Tanto mo non sto, diciamo, parlando da confratello, quindi sono un po' più libero. Allora, avevamo la sfortuna di avere tante cose e non ne riuscivamo a sfruttare una bene, oppure peggio ancora, secondo me, a livello proprio anche proprio di mentalità, sia a livello, diciamo, tra virgolette, sia politico che appunto cittadino, quella smania di dover, che so, arrivare come contenuti a New York e poi semmai non ci conoscono a Eboli. Io ho fatto visite guidate di persone che stavano a 20 chilometri dal centro storico e non lo conoscevano. Cioè, e questo fa capire bene gli errori che si sono fatti. Per questo c'è bisogno, come dicevo anche l'altra volta, di una comunità di intenti e che le persone giuste messe al posto giusto. Per esempio Giovanni è al suo posto giusto, perché lo si è visto appunto nei contenuti, cioè la crescita è esponenziale, continua a crescere la pagina Campagna da Vivere e tutti gli altri format, quindi vuol dire che sta al posto giusto. Invece secondo me qualcuno che è stato al posto sbagliato negli anni precedenti, passatemi il termine, perché purtroppo non si è arrivati, cioè ci si è dovuti occupare privatamente del turismo. Ti faccio l'esempio, Giovanni, Cristian, con Città di Campagna, con Ignis, ce lo siamo dimenticati, i pacchetti turistici, te li ricordi? Le confraternite. Cioè, ci sono persone che privatamente si occupano di questo settore, che è il settore turistico, che nell'ambito nazionale occupa una buonissima parte del PIL nazionale, e infatti è stata la parte più intaccata dal Covid, fondamentalmente. E quindi questa è un'altra pecca, cioè perché non c'è un sostegno probabilmente calato dall'alto, oppure ci sono cose, i cosiddetti fuochi di paglia, ci accontentiamo dei 15 giorni, dei 2 giorni, invece noi abbiamo la potenzialità, con le persone giuste al posto giusto, ripeto, di diciamo valorizzare tutto quello che il buon Dio ci ha dato, perché stanno scorrendo immagini straordinarie. Cioè, come dicevo l'altra volta, Cristian, il buon Dio non ci ha dato il mare, ma per compenso ci ha dato i fiumi, ci ha dato le montagne, poi ci ha dato la cultura, ci ha dato i personaggi, ci ha dato il settore agroalimentare, ci ha dato tutto praticamente. L'unica cosa, ripeto, è il mare che manca, ma è a pochi chilometri, si può dire, e però non siamo, mi metto pure io in questa colpa, non siamo capaci di sfruttare tutte queste potenzialità. Come diceva Giovanni, noi all'esterno usciamo come chiena, molte volte, chiena, poi però quando arriva la gente per la chiena al centro storico, mi riferisco al centro storico ma anche nelle zone limitrofe con il settore agroalimentare, dicono, io me lo sono sentito dire tantissime volte, dicono, ma come caspita, cioè, ma sì, la chiena è bella, ok, ma voi avete dei palazzi e delle chiese e dei monti e un cibo straordinario, cioè perché vi siete settorializzati solo su quello? È questa la cosa, quindi
iniziative come quelle di Giovanni e come quelle dei tantissimi privati che da anni cercano di dare il loro apporto, vengono, diciamo, sono bene accette, però ci vuole qualcosa di più, se no non andiamo da nessuna parte. Ci vuole un'amministrazione che funzioni. E non mi riferisco a questa Sì, attuale, mi ma riferisco perché alle sono varie cose vecchie, amministrazioni. sì. Perché se oggi, faccio per dire, Positano è una destinazione desiderata in tutto il mondo, sicuramente non è merito dell'amministrazione di oggi, ma è merito Certo. degli ultimi 50 anni di lavoro. Di politica, È sì. quello che è mancato sicuramente a Campagna. Ora io non mi occupo di politica né della No, no. politica campagnese, però, cioè voglio dire, la proposta che venne fatta in campagna elettorale 2018 del volo, chiamiamolo volo dell'Ancora, zipline, che poi ovviamente non si è realizzata, secondo me avrebbe dato un grosso posizionamento a Campania. Io collaboro con, ho collaborato e tuttora collaboro con la più grande zipline in Campania, e prima collaboravo anche con quella di Furore. Ho potuto notare che tipo di attrattori sono. Portano persone, poi è ovvio, va costruito un indotto intorno a Certo. questo, però se tu sei già sulla mappa è più facile che arrivino le persone. Se invece devi farle arrivare con altre motivazioni, diventa più difficile, anche perché se qui un giorno arrivano in massa 1.000 persone, come accade per la Chiena, supponiamo che decidano di fermarsi a dormire. Dove sono 1.000 posti letto? Diventa proprio difficile a livello logistico soddisfare la domanda, che per fortuna non c'è in questo momento, cioè si satura nel momento in cui c'è la Chiena, ma poi è vuota per altri 11 mesi dell'anno. Sicuramente. Quindi, le amministrazioni dovrebbero favorire anche investimenti. Ripeto, se una struttura che dovrebbe essere sulla carta, forse la più importante, è in vendita come immobile, vuol dire che qualcosa non va. Anche se era solo un 6 camere, però erano forse le 6 camere migliori del borgo, sulle Certo. cascate. Sicuramente. No, ma Quindi poi servono. voglio dire una cosa, ho detto una cosa sacrosanta prima, cioè laddove c'è poco, probabilmente tutto può essere inserito e costruito. Quindi diciamo che noi aspettiamo questo anno zero, quindi questo anno di partenza in realtà, perché effettivamente per fare turismo prima forse bisogna fare i turisti e quindi vedere un attimino anche i centri. Questi colossi turistici che hai nominato tu, effettivamente come si pongono all'accoglienza e come si organizzano durante la permanenza. Quindi effettivamente andrebbe forse prima costruita l'offerta per poi sperare una domanda corposa, diciamo così. E quindi ovviamente sottolineo sia tu che io che delle cose giustissime. Perché effettivamente da una parte forse, non forse, dobbiamo dire forse, va costruita sicuramente la struttura turistica, dall'altra parte, come diceva Diego, effettivamente vanno incanalati discorsi di un certo tipo con persone di un certo tipo. Questo è vero, anche questo è vero sicuramente. E sicuramente poi non vanno disperse quelle energie, quelle forze che effettivamente privati o persone, insomma, che di autonomia spontanea volontà mettono a servizio già il proprio tempo già va bene. Poi si mettono a disposizione anche competenze, eccetera, eccetera, ancora meglio. Però ti volevo dire una cosa, Giovanni, ora abbiamo messo, diciamo, il discorso sulla questione tecnica strutturale. Un'altra domanda mi viene da farti. A livello di comunicazione, sia web che social, secondo te cosa va fatto ancora o cosa non è stato fatto ancora? Cioè, nel senso che, A scusami, livello di comunicazione social turistica. sì, no, ti parlo sempre in ambito turistico, 360 gradi, però rettifico un attimo, al di là di ciò che non è stato fatto e cosa andrebbe fatto proprio.
Secondo te, per andare a inserirci, a piazzarci come punto di riferimento che sia Chile e non solo, cosa l'ha fatto nello specifico a livello di comunicazione? Allora, prima di tutto, prima ancora della comunicazione, secondo me andrebbe costituita una DMO, quindi un gruppo di persone che si occupano solo ed esclusivamente di questo. Persone, perdonatemi, non la proloco, cioè nel senso un gruppo di professionisti che devono solamente curare la strutturazione dell'offerta turistica e la promozione dell'offerta turistica. Non si può fare l'analisi perché servirebbero professionalità differenti e diciamo siamo ancora agli albori, manca tutto, però servirebbe anche questo. Quindi detto come va impostata la cosa, poi a livello di comunicazione, prima di tutto va definita una, come dicevo prima, unique selling proposition, cioè perché io vengo a Campania. Una volta che so cosa differenzia Campania dalle altre destinazioni, ora mi viene in mente una definizione banale, tipo paese dell'acqua o dell'olio, cioè sono molto semplici, come semplicistiche, come cose, però già ti danno un'idea chiara di cosa trovi. Tipo, io sono arrivato un giorno a Rocca d'Aspide, che rispetto a Campania è veramente così, il paese della castagna. Ora, può essere bello, può essere brutto, però io se penso alle castagne oggi, penso a Rocca d'Aspide. Perché ce l'ho qua? Allora, prima di tutto bisogna definire su cosa si vuole andare a comunicare e poi vanno fatte delle azioni che sono online e devono essere coerenti anche offline. Sicuramente online bisogna mostrare i luoghi. Prima io ho visto scorrere un'immagine dove c'era scritto edifici civili, se non sbaglio. Sì, sì, sì. Palazzi storici. Io ricordo una vecchia edizione, forse 2011 o 12, non lo so, di Portoni Ghiottoni, dove veramente si entrava all'interno di case, palazzi, che erano impressionanti, perché poi dall'esterno tu non li vedi. Vedi un portone, entri e c'è un mondo dentro. Già questo potrebbe essere ma attrattivo a livelli altissimi per le persone che arrivano. Organizzare degli eventi privati oppure social dinner, cose di questo tipo all'interno di questi palazzi sarebbe già un modo per far conoscere la storia, facendolo in maniera diversa. Io non dico di andare in agriturismo a mangiare, per quanto non ci sia, c'è niente di male, però fare qualcosa di diverso che magari non si trova altrove. Cioè, ci sono posti piccolissimi. Io sono stato a 10 giorni fa a Valle dell'Angelo, poi in realtà non ho ben capito se c'è o non c'è l'albergo diffuso, però a quanto pare c'era la proposta, ho letto, da parte di un ristoratore di comprarsi una serie di case per farne un albergo diffuso. Parliamo di un paese da 200 abitanti. Tipo, ma guarda Giovanni, Anche Pietrapertosa e Castelmezzano col Volo dell'Angelo sono paesini piccolissimi, immersi in un contesto bellissimo, quello delle Dolomiti Lucane, però sono paesini molto piccoli che hanno sviluppato la loro fortuna grazie a questa attrattiva del Volo dell'Angelo, no? Ci sono persone che fanno 200-300 km per provare questa esperienza, quindi... Cioè, io ti dico, lavoro da 2 anni con quello di Trentinara, a Zipline, okay. Di Trentinara. Trentinara fa 1800 abitanti, Campania 17.000, 16-17.000. Arrivano così tante persone a Trentinara, grazie a quel volo, che non sono mai state viste prima, tutte quelle persone. È un attrattore, poi è chiaro che se intorno a quello non ci costruisci niente, sono 35 euro e addio. Però se c'è un indotto... Se io arrivo a Campania e organizzo, per dire, un pacchetto turistico all'insegna dell'avventura, quindi zipline, trekking, mountain bike, allora do anche un motivo alle persone per rimanere, perché oggi io la vedo veramente difficile immaginare una permanenza di più di 3 giorni a Campania. Cazzo fai? Arrivi a Campania, più di 3 giorni, che fai? Perché non c'è un'offerta definita. Allora, se ci sono le guide, se ci sono pacchetti, organizzazioni, tutto già definito, io arrivo a Campania e so che posso fare 10 cose, me le gestisco,
nell'arco dei giorni, magari mi avvicino a Contursi, a Pestum, a, per chi viene da lontano, quindi fare base a campagna che è più economica per muovermi nelle due direzioni, può essere anche un modo per rimanerci 10 giorni. Certo. Però va strutturata l'offerta. Se io, turista straniero, non so neanche che campagna esiste, a campagna non ce l'hai, cioè, è semplice. Ora passa tutto essere... dalla conoscenza. Ora voglio essere un po' tifoso. Sì, ma mi metto la camicetta addosso adesso, cioè, nel senso che allora, voi ovviamente hai nominato Trentinara, Valentino, altre mete che adesso mi sfuggono il nome, però effettivamente tutte mete che messe a confronto con una città come quella di Campagna, cioè una città da 500 anni, ma la storia parla ancora prima di 500 anni, ma addirittura poi con una timeline storica ricca, e soprattutto piena di avvenimenti importantissimi, cioè non stiamo parlando solo del sito religioso bello o il museo della memoria oppure solo il palazzo bello, cioè tutto il contesto che va un attimino arricchito, perché effettivamente quello che ci dicevamo all'inizio, trovare una città che al suo interno si possono sviluppare percorsi religiosi, percorsi ambientali, percorsi enogastronomici, della memoria, si possono fare addirittura excursus su eremi incastonati in una roccia e così via, eccetera, 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 che le immagini stanno scorrendo e sono qui a testimonianza. Immaginate voi con una struttura turistica messa a sistema, messa a regime, dove si potrebbe arrivare effettivamente. Quindi a questo punto dei 3 giorni, ecco, si arriverebbe tranquillamente 10 giorni, perché ogni giorno ci sarebbe da fare qualcosa. Scusate, questo è poco, ma sicuro. Quindi immaginiamoci un attimo, proiettiamoci verso questa realtà. Ecco, quindi questo secondo me è il primo passo da fare, iniziare a cambiare pelle, iniziare a cambiare proprio tono di azione per poter ambire a questi progetti, perché effettivamente io stasera sono contentissimo di questa diretta, perché è una diretta effettivamente molto piena di contenuti e a livello di qualità molto molto alta, perché se non solo stiamo analizzando i punti di forza e i punti di debolezza, ma stiamo dando anche delle risposte a questi problemi. Quindi questa qua è una cosa secondo me molto 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 importante, perché come diceva Diego prima, a 20 km prima non ci conoscono. Effettivamente io ho conosciuto gente di Battipaglia, e non sto scherzando, che non sa che cos'è la Chiena. Questo io lo trovo un attimino paradossale. Io posso capire che tu non conosci una strada, non sei mai stato in quella chiesa, non hai mai visitato quelle catacombe, ci può stare. Comprensibile per me, Cristian Viglione, ma ci può stare. Beh, effettivamente c'è un evento che porta 10-15 mila persone all'anno in totale, cioè come si fanno a non conoscere, là c'è il problema, effettivamente là c'è un problema, ma c'è un problema che non è solo legato alla comunicazione di quel momento, è un problema strutturale, e perciò dico un problema strutturale alla base, che là bisogna andare a intervenire, non so se siete d'accordo su questa cosa, e rifondare di nuovo la città. Ti faccio un esempio con le dovute proporzioni, no? Sanremo, che è chiaramente un evento con una rilevanza nazionale, ma dura 5 giorni, ma tiene impegnata una città per un anno tra l'attesa del prima, il momento in cui si svolge, e poi il dopo. Come il Gifuni. La Chiena non è ovviamente Sanremo, però il fatto che la Chiena viva solo in quel mese, secondo me è diventato ormai riduttivo dopo quasi 30 anni che viene svolta. Dovrebbe avere un respiro più ampio, magari anche portata fuori dal contesto campagnese, quindi mostrata all'estero quella che è la Chiena, un modello che potrebbe diventare, diciamo, replicabile in altri posti dove ci sono delle condizioni simili, può diventare un qualcosa di importante, che già oggi è il principale posizionamento di Campagna. Se io dico Chiena, penso a Campagna, quasi tutti quelli che conoscono Campagna la conoscono per la Chiena, quello è il motivo prevalente. Però abbiamo l'olio,
quello che è stato fatto in Irpinia negli ultimi 20 anni, 10-15 anni, con il vino, potrebbe essere replicabile da noi sull'olio. Da noi chi fa accoglienza ed esperienza sull'olio? Penso nessuno. O chi lo fa molto in piccolo, non con una grossa rilevanza fuori dalla sua cerchia. Certo. Ma l'olio, io vedo su dei siti che organizzano tour per stranieri, sostanzialmente, tra Toscana, Umbria, le esperienze dell'olio, Olive Oil Experience, sono gettonatissime. Ci sono addirittura mi arrivò una richiesta nel settembre del 2019 da un gruppo di australiani che volevano fare questa cosa qui da noi a Campagna, perché io scrissi una cosa sulla pagina ai tempi. Poi è andata come è andata. Però sono cose che, soprattutto per gli stranieri, sono appetibili. Vogliono fare queste cose e noi abbiamo il potenziale, me compreso. Cioè, ho tanta terra, tante olive. Si potrebbe strutturare qualcosa di serio su questo, che ti consente di non essere solo Chiena, ma essere conosciuto per la Chiena e attirare poi per altro. Fa da volano, insomma. È un volano, come potrebbe essere la zipline, come un'altra. La Chiena sta lì, è quella che ti mette sul mercato, e poi ti dico, la mia offerta non è solo Chiena, ma Campagna è un contenitore di differenti proposte. Quindi un'offerta variegata che ti permette di venire da noi in estate, in inverno, eccetera. Dico, io ho altre un paio di cose da chiedere a Giovanni, però se vuoi intervenire tu adesso... No, vai tranquillo, è io, chiarissima come cosa, assolutamente. Io ho voluto fortemente, ho sperato fortemente che tu stasera stessi qui con lui, Giovanni, anche per una questione generazionale, diciamo così. Innanzitutto ovviamente è scontato che tutti noi ci aspettiamo che i giovani scendano in campo, no? Anche chi è più giovane di noi in questo momento. E, io spero che chi ci ha seguito e chi ci seguirà ovviamente prenda spunto da questa nostra unione di intenti, ecco, ma anche e soprattutto dalla tua esperienza, dalla tua testimonianza. Cosa ti senti oggi di dire a chi, ai diciottenni, ecco, ai ventenni? Per quanto riguarda il discorso di promozione del paese o in generale? In generale, no, che è collegato. È collegato. Allora, la prima cosa è che non per forza è necessario andarsene. Buona parte dei miei amici ormai non stanno più qua per lavoro, chi è dislocato in vari posti. Secondo me c'è, in alcuni casi, non sempre ovviamente, dipende dal ruolo che ricopri, però forse c'è anche più soddisfazione ad avere, tra virgolette, successo rimanendo. Quindi prima di tutto, prima di guardare fuori, perché non è che fuori stiano meglio, non intendo solo all'estero, ma già Napoli, Roma, Milano, cioè ci sono delle difficoltà ovunque. A Campagna, come dicevo prima, siccome c'è poco, o forse niente alle volte, di già strutturato, si può fare quasi tutto. Allora, avere delle idee, perché se tu ti vai a mettere in un mercato differente, avrai di sicuro delle difficoltà dovute dalla competizione. Invece qua, competizione non ce n'è. Se hai un'idea seria, metti in campo, probabilmente se è fatta bene, se è strutturata bene, avrà successo. Quindi chi ha tanto tempo a disposizione, come i giovani, chi ha 17, 18 anni, 20 anni, prima di tutto dovrebbe studiare per capire quello che vuole fare. Dopodiché cercare di capire come poterlo fare qua. Perché qua, proprio venendo a cose pratiche, il costo della vita non è il costo della vita che c'è altrove. Campagna costa poco. Vivere a Campagna non è così dispendioso. Quindi riuscire a fare qualcosa qui ti permette di avere un netto in tasca che è più alto di quello che avresti altrove. E in più fai una cosa forse etica anche per gli altri. Può essere di stimolo, di ispirazione per altri che magari stanno valutando. Conosco anche persone che sono tornate
prima se ne sono andate, poi sono tornate. Evidentemente, poi a un certo punto funziona così, tu magari vai fuori, fai successo, ma poi quel richiamo di tornare c'è. E allora, secondo me, devono essere di ispirazione quelle persone che riescono a farlo rimanendo dove stanno. Fermo restando che non è sbagliato andarsene, certo, sia chiaro. Dove certo. Non ci sono possibilità, oppure quando devi fare un qualcosa che qua non c'è, però tu puoi stare tranquillamente a campagna e lavorare fuori. Tutto è giusto, tutto è giusto. Valentino, ci vuoi fare una carrellata di commenti prima della domanda, diciamo, conclusiva, così? Sì, ragazzi, se mi sentite bene, perché ogni tanto sì. Esco la connessione, sì. Meno qui, mi sentite bene? Sì, oh, c'è Lucia che dice ha perfettamente ragione, ci manca una buona gestione del territorio e persone qualificate e preparate nell'organizzazione degli eventi che il territorio può e offre. Abbiamo la materia prima, metà del lavoro è fatto, ci vogliono volontà e amore nel far crescere campagna. A parte voi e la vostra caparbietà, vedo poche persone in campo e in prima linea. Poi c'era il commento di Antonio. In merito al discorso dell'olio esiste anche un problema di competenze. La valorizzazione potrebbe e dovrebbe anche passare tramite una magnificazione del prodotto che vada anche in direzione scientifica. Giusto? La risposta del fratello. Ad esempio, con la produzione di integratori contenenti principi attivi funzionali in numerose condizioni patologiche, giusto per fare qualche esempio, l'idrossitirolo, utile nel trattamento del fegato grasso dei bambini obesi, problema diffuso più che mai nella campagna. Sì, effettivamente sì. Come dargli torto? Molto interessante questa diretta, avanti così ragazzi, questa è la strada giusta. Grazie Eugenio. Complimenti da parte di Gaetano Mirra. Ciao Gaetano, grazie. E direi che si può procedere con l'ultima domanda. Raga, io sento tutto a scatti stasera, quindi veramente cioè, avrei voluto intervenire, avrei voluto dire qualcosa, ma mi sono perso tre quarti della diretta. Vabbè, mi hai recuperato adesso leggendo l'introduzione. Sì, leggendo... Uscio di lingua. Ti sei riscattato la grande. Innanzitutto, io voglio ringraziare tutti quelli che stanno partecipando con noi con i commenti, con gli eventuali mi piace, condivisioni, non so come sta andando la diretta, ma al di là di questo io credo che abbia ragione Eugenio, Scannativo, è molto interessante questa diretta, ma non perché l'abbiamo fatta, ma per i contenuti che stanno uscendo fuori. Volevo dirti Giovanni, anche a te Diego, questa è la domanda che pongo anche a te. Prima o poi, e speriamo più prima che poi, questo Covid sparirà e diventerà solo un bruttissimo ricordo. Io facevo questa riflessione. Campagna, subito dopo, ma non solo Campagna, ovviamente tutti, ma noi ovviamente guardiamo a noi, si ritroverà subito nel post-Covid, io penso, nella stessa situazione che si è trovata nel post-terremoto. Là c'è stata tutt'altro tipo di emergenza rispetto a questa, ma di emergenza si tratta. Emergenza che ovviamente necessita di una ricostruzione in qualche modo, non più strutturale dei palazzi, eccetera, eccetera, ma proprio una ristrutturazione prima sociale e poi ovviamente anche, diciamo, territoriale da un certo punto di vista. Perché ovviamente... Io la cosa che dicevo già la settimana scorsa, molto probabilmente verremo derubati di un'altra estate, Giovanni, no? Come, e quindi se veniamo derubati di un'altra estate, il core business del, diciamo, del tessuto territoriale va a scemare anche quest'anno. Come campagna, innanzitutto, secondo te come dovrà resistere a questa ennesima onda d'urto e soprattutto, ecco, arrivo alla domanda, come dovremo ripartire? E ovviamente questo è chiesto anche a Diego, mi chiede entrambi. Come diceva prima, non ricordo chi l'ha detto, la prima cosa per la ripartenza sarebbe quella di mettere persone giuste al posto giusto. Siccome non è possibile in questo momento, proprio per una questione, va capito
come limitare i danni. Ovviamente la chiena possiamo dire già che non si farà. È molto probabile. Ma un'estate ci sarà lo stesso. Come è stato nel 2020, sarà lo stesso nel 2021. Anzi, probabilmente partiremo, credo, con un mese d'anticipo. Quindi se l'anno scorso la ripresa è stata a giugno, quest'anno potrebbe essere magari a maggio. Bisogna investire su quello che c'è, visto che non si possono cambiare delle cose adesso, ma per limitare i danni investiamo su quello che c'è. Cerchiamo di portare persone a campagna, far vedere appunto quello che c'è a campagna. Non bisogna stravolgere nulla, bisogna mostrare quello che c'è. Mi permetto di dire non come viene fatto oggi, visto che mi capita spesso di commentare i post di un personaggio pubblico, quella non è promozione turistica. Cioè il fatto che si scriva siamo su un circuito là, del Principato di Monaco, i siti del Principato, che promozione è? Questa è promozione del turismo a campagna. Non si fa così. Partiamo, in questo caso servono diversi attori, tour operator, che sono quelli che poi portano effettivamente le persone. Serve creare un network con altre zone. Sfruttiamo gli attrattori che ci sono qui. Tipo, a Valva c'è la Villa d'Ayala, a Contursi tutte le terme, quello che ne deriva. A Laviano c'è il Ponte Tibetano. Bisognerebbe fare un attimo squadra anche con gli altri, magari delle DMO territoriali, e cercare di investire. Io non ti posso dire vieni a campagna perché a campagna sarai benissimo, ma vieni a campagna perché da campagna puoi fare varie cose, stando a campagna. E ti muovi, ti fai mezz'ora di macchina. Se io dico a un americano, guarda, dico a un americano che quest'anno forse non arriverà, però a uno che si fa tanta strada, anche uno di Milano, se ti dico devi farti mezz'ora di macchina per arrivare in costiera, e sono ottimista, lo dico perché lui non lo sa, dico ci vuole mezz'ora, probabilmente verrà da noi per pagare meno. È un anno dove il portafoglio inciderà tanto nelle scelte, quindi secondo me una delle prime cose da fare è mettere a sistema un'offerta turistica immediatamente, la migliore opzione che ci può essere in questo momento, una sorta di MVP, Minimum Viable Product. Io realizzo questo e ti dico, vieni, puntiamo su questo. Non c'è la chiena, ma c'è tutto il resto. C'è tutto il resto, c'è anche una posizione geografica nostra che fa molto, molto favorevole. Cioè, noi ci troviamo in mezzo a forse le due coste più belle del mondo, la costiera amalfitana e quella cilentana. Quindi, cioè, potrebbe anche essere, è sicuramente un vantaggio per noi questo. Il fatto che potrebbero soggiornare da noi, magari visitare i nostri posti e poi magari sapere di essere comunque in una posizione geografica buona per, non so, allungarsi ad Amalfi un giorno piuttosto che a Santa Maria un altro giorno. La sto buttando così, però è da considerare questa cosa, che geograficamente siamo messi molto molto bene. Vorrei solo aggiungere una cosa a questo che dice Valentino per avvalorare questa cosa. Se noi andiamo a vedere il numero di presenze turistiche in Italia, le prime, al di là delle prime quattro città, città-stato, Roma, Milano, Venezia e Firenze, nelle posizioni che vanno dal quinto posto, che mi sembra sia di Rimini, a Napoli, che è sedicesima, ci sono tutta una serie di città, tipo Cavallino Tre Porte, Caorle, eccetera, che non sono città dove io vado perché mi piace andare, sono semplicemente città che stanno vicino a Venezia, basta. Venezia è la città che muove milioni di presenze turistiche intorno, perché Venezia costa, Venezia è piena, era, e allora vado nelle zone limitrofe, quindi campagna può essere anche, diciamo, una seconda scelta. Ma una seconda scelta consapevole di chi vuole avere una tranquillità. Vado di qua o vado di là? E il resto in mezzo. Ok, giusto. Se in quel restare in mezzo magari ci riusciamo a sviluppare anche un piccolo percorso turistico nostro, che può essere, non lo so, quello che diceva Diego, di visite guidate, escursioni, trekking, come diceva prima Giovanni, sarebbe, credo, l'ideale.
No, bisogna probabilmente lavorare su questo. sviluppando noi la nostra offerta scavalcheremo anche qualcuno prima o poi. Non abbiamo fenomeni intorno, eh. È un punto, perciò. Infatti. Dico, fenomeni non ce ne sono, anzi, forse in questo momento dobbiamo essere più che incudine che martello, no? Quindi ecco, stando in mezzo, sperando di far trattenere quanto è più possibile quello che vuole andare a destra e a sinistra. Però con il tempo, studiando, facendoci furbi e bravi, diventare martello. Dico, tu se vuoi aggiungere qualcosa alla domanda. No, non assolutamente. È stata una bellissima diretta perché si è stati molto chiari come dicevi tu, Christian, sui punti di vantaggio e i punti di svantaggio. Penso che questi 2 anni, diciamo, arrotondiamo a 2 anni di Covid, poi si so di meno e meglio, ovviamente, potrebbero essere l'occasione per creare le fondamenta. Perché le fondamenta al momento sono abbastanza traballanti. Invece c'è qualcuno che già vorrebbe partire dal tetto, quando ci sono fondamenta molto vecchie. Quindi, secondo me, l'occasione giusta di questo stallo, no, che non ci si può muovere, è un'occasione appunto giusta per creare le basi. Che so, ti ricordi Cristiano con te quante volte abbiamo parlato di un ufficio di promozione turistica, per esempio, Certamente. che non esiste, per esempio, Certamente. no? Una città che è stata giudicata come una città economia prevalentemente turistica, non ora, ma forse 30 anni fa, non c'ha una cosa basilare come un ufficio dove tu puoi andare e chiedi informazioni. Dove posso andare? Che posso vedere? Che posso mangiare? Ok. Quindi partiamo dalle basi, secondo me, e poi dopo il Covid, crescere. Anche perché non si può fare altro che crescere. A meno che non vogliamo scavare, cioè nel senso, abbiamo toccato il fondo, a meno che non vogliamo scavare, non credo. Non so se mi devi avviare per Texas, tipo. Perciò. Vabbè, ragazzi, io... No, ti vuole aggiungere qualcosa, Valentino? Che ci No, senti? ragazzi, anche sì, no, lasciamo stare, lasciamo stare. Lasciamo sta, ho fatto davvero fatica stasera. Lasciamo stare. Quindi io direi Abbiamo che possiamo fare riempito la nostra oretta, siamo la giusto nostra a oretta, un'ora di ma ci tempo, sì. sarebbe ancora tanto da dire, potremmo riempire ancora tante orette, secondo me, però ovviamente è giusto che Vabbè, ci ma fermiamo. è un appuntamento che continuerà, Sì, quindi venerdì purtroppo prossimo siamo ancora continuerà qui. online, purtroppo, sì, perché Anche. sarebbe stato bello, come diceva Giovanni, farlo pubblico, semmai farlo in un luogo di interesse, ecco, che sia un portone, che sia una chiesa, che sia un'isoletta felice nostra che abbiamo tra le cascate, però Consiglio comunale. anche. Io lì, per legarmi a quello che diceva Giovanni prima, infatti mi ha fatto riflettere. Io l'interno, gli atri, insomma, gli interni di tanti palazzi li ho scoperti fotografandoli ultimamente perché non li conoscevo, eppure ci sono rimasto. Dico, ma ci passo davanti nel centro storico molte volte. È un peccato vedere solo i portoni. Ecco Infatti, perché. confermo che appena vedesti passare Palazzo Pastorellante rimase come un bambino, Sì, Valentino. cioè, ci Possibile. sono rimasto perché dico, cacchio, ci passo sempre davanti, non avevo mai Sì. visto l'interno, era uno spettacolo. Sì, no, ma sono dei palazzi stupendi. Va bene, ragazzi. Comunque, Giovanni ci ha dato una bellissima idea. Probabile che quando le temperature permettano e siamo ancora in live con piacere campagne, perché no? Andiamo a sfruttare e a dare fastidio in un sito di interesse, ecco, perché no? Potrebbe essere una buona idea, sicuramente. Può diventare un modo per creare un format che Sicuramente. coinvolge anche più perché non tutti sono per l'online. Cioè, se una persona online ti deve dare un'ora, è difficile. Magari di persona è più semplice. Sicuramente, più conviviale, sicuramente. Va bene ragazzi, io vi ringrazio tutti e tre, ringrazio chi ci ha seguito, chi ci ha commentato e chi ci ha condiviso. Ringrazio tutti e salutando Giovanni, ringraziandolo nuovamente veramente per l'alto contenuto professionale, umano e anche sociale, perché no, che ci ha donato stasera. Do appuntamento a tutti a venerdì prossimo.
Con chi lo sveleremo tra qualche giorno perché è una sorpresa e nulla, non mi resta nient'altro che augurarvi buona serata e grazie davvero. Grazie a voi, buona serata. Grazie a tutti, grazie, Buona buona serata. serata.